Grazie Vicepresidente. Allora, il voto, diciamo, questa sera il mio voto sarà favorevole alla mozione, però le argomentazioni che vengono portate dal Presidente e dagli altri, diciamo, per il modo in cui sono abituato di lavorare, interessante. Scusi, consigliere, la terza dal Presidente? Come? Dal Presidente della Commissione Territorio. Allora, queste osservazioni che sono state fatte mi fanno venire in mente gli assiomi di Peano. Esiste un numero naturale zero. Ogni numero naturale ha un numero naturale successore. Numeri diversi hanno successori diversi. Zero non è il successore di alcun numero naturale. Ogni insieme di numeri naturali che contenga lo zero, il successore di ogni proprio elemento, coincide con l'intero insieme dei numeri naturali, assioma dell'induzione. Qui in pratica mi sembra che con il concetto di dire... Allora, intanto, la Commissione Territorio Trasporti, sappiamo benissimo che è un tramite. Ok, l'ATM è l'ente preposto all'ottimizzazione del trasporto su Milano. Io non so su come sta, però nel mondo dell'informatica esiste il sistema del trouble ticket. Quando un utente trova un problema, TACT segnala e arriva direttamente al gruppo di sviluppo che cerca di trovare la soluzione. Quindi io non vedo perché questo modo di lavorare che si viene ad incitare, cioè quello di aspettare la disponibilità dell'ATM, l'ATM che venga a nostra disposizione il giorno X in cui noi siamo sicuri che avremo raccolto tutte le problematiche in modo di avere insieme tutto il quadro del problema, in questo famoso 2-3 ottobre credo, noi daremo all'ATM i nostri problemi e l'ATM ci risolverà, ci darà la soluzione ottima. Secondo me questo giorno non arriverà mai, per cui in questo caso il modo migliore di lavorare è segnalare i problemi, perché è l'ATM che ci risolverà i problemi. Cioè, in questo modo si sta dicendo la Commissione raccoglierà, però vediamo anche la velocità con cui la Commissione lavora, per cui il più presto possibile arriva il problema a chi deve risolverlo e meglio è. E poi ricordiamo che la mozione, cioè nel regolamento del decentramento e comunque che riguarda ogni consigliere, ad ogni consigliere è lasciata la libertà di azione, la libertà di iniziativa, per cui non vedo perché si debba continuare a dire fermiamoci, aspettiamo il lavoro di commissione con dei tempi dati, diciamo, dai presidenti di commissione. Devono essere anche i consiglieri ad incitare e a spingere, a far presente qual è l'urgenza. Cioè, forse sono proprio questi gli strumenti che i legislatori ci hanno messo a disposizione. Mozioni urgenti, mozioni per dire il problema è questo, affrontiamolo. Perché magari ognuno di noi ha una visione diversa, però l'invito è, da parte dei presidenti, il fatto di accettare le interrogazioni e mozioni significa anche che anche chi sta non nella maggioranza porta a conoscenza i problemi che ci sono, per cui ritengo assolutamente sbagliato il fatto di dire portiamoli tutti in commissione. Ad esempio, giusto per, mi sono preso due appunti, magari prendo il più stupido di tutti, no? Il fatto che mi si osservi che la 40 e la 52 non c'è più, ma che cazzo? Scusatemi, cioè, non ha senso una risposta del genere. È ovvio che la segnalazione, cioè il succo della segnalazione è un problema di trasporto in quell'azione, in quelle vie, da Affori a Comasina, per cui il problema che viene segnalato all'ATM nell'essenza è un problema di comunicazione. Io non voglio per forza la 40 o la 52, può essere anche la 4522 che mi risolve il problema, non sono io a trovare la soluzione. Ecco perché non capisco perché ci si attacchi a certi cavilli per denigrare quella che è stata l'iniziativa di un consigliere. Grazie. Un attimo, ho ancora 15 secondi. Quindi sottolineo che in questo modo si vuole un po' fare da colli di bottiglia verso quella che è la soluzione finale. Grazie.
i biglietti dell'ATM dovrebbero addirittura essere, non per demagogia, ma perché abbiamo un grosso problema di traffico e di inquinamento, per incentivare e migliorare il trasporto pubblico, la soluzione sarebbe quella di non far pagare proprio il biglietto. Prego cortesemente di tenere. Prego. Prego cortesemente di tenere. Ok. Do la parola